mi chiamo Beretta Ismaele. Però Ismaele Walter, mi conoscono tutti per Walter perché è il secondo nome. Dunque, e c'ho tanti anni, ho 90 anni. Grazie, le vuole qualcuno, non li posso dare a nessuno, la faccenda è quella lì, che me li devo tenere tutti. In quel periodo lì, dunque, io stavo comunque, stavo lavorando a Campanella, io ho lavorato da Campanella a Cantiere Navali, poi sono andato in prepensionamento nel 1986, perché eravamo in amministrazione controllata e poi avevo una situazione abbastanza tragica in famiglia perché mi era mancato il figlio, a 22 anni, per funghi, era scivolato in un burrone. E allora sono andato, la legge mi dava il buono di andare in pensione, sono andato in prepensionamento nel 1986. Il figlio era mancato nel 83. E allora eravamo, io e mia moglie, insomma, in un periodo abbastanza tragico, ecco, tutto lì. Di quel periodo lì, io mi ricordo questo. E dunque, e c'era un po' di, insomma, un po' di non è che fosse una cosa tranquilla, sì, sì. Alla sera specialmente, dunque alla sera noi, io abitavo in via privata Istria e facevamo la ronda a turno, avevamo per 15 giorni l'abbiamo fatto e avevamo gli orari dalla sera alle 10 fino il giorno dopo alle 4. E ci davamo il turno, chi faceva il turno dalle 10 a mezzanotte, poi mezzanotte 2, 2 e 4, alla sera, chi faceva 10, la sera dopo, se uno faceva dalle 10 a mezzanotte, la sera dopo la faceva da mezzanotte alle 2, poi proseguiva dalle 2 alle 4, ecco. E facevamo la ronda, dunque io abitavo in via privata Istria, facevamo la ronda da via San Lorenzo, scendevamo giù per il vicolo San Lorenzo, andavamo in via Verdi, lì ci incontravamo con un signore che era lì, che stava, forse era quello che organizzava tutta la ronda, ci chiedeva qualcosa, cosa vedevamo, se era tranquillo e compagnia, poi giravamo dal il vicolo via Firenze e venivamo di nuovo su lì in via privata Istria. Se ne parlava perché quando facevamo la ronda, allora uno, eravamo due per squadra e giravamo, parlavamo di quello, poi si parlava anche del resto, insomma, della vita normale, tutto quanto e basta, altro non. Poi dopo non è più successo, non abbiamo più saputo niente, ecco, tutto lì. Ma in casa ne parlavamo, sì, perché purtroppo in casa era una cosa che non è che fosse troppo bella, capisci? Come, insomma, quando cominciano ad esserci delle bombe, si sparano e c'erano cose, mi sembra, due vittime, cose quanto erano, non mi ricordo più. Sì, io guardi, la mia cosa è quella di ricordare, oggigiorno non mi ricordo quello che ho mangiato ieri, però la questione della memoria, ma la ricordo anche perché io adesso lei glielo posso anche dire. Io avevo 12 anni, io abitavo in campagna, in mezzo ai boschi, tempo del 43, quando c'erano le prime formazioni partigiane, io sono stato messo al muro. Io, mio padre, mia madre e mia sorella. Perché dai tedeschi, a tedeschi c'erano tre camicie nere e quattro tedeschi. Mio padre aveva dato da mangiare ai partigiani, questi partigiani avevano una perlustrazione, erano le prime formazioni partigiane che c'erano, ne venivano a San Benedetto Belgo, io sono dalle parti di Cortemilla. E aveva dato da mangiare ai partigiani, poi dopo i partigiani dopo giravano sempre per le langhe, quel giorno lì hanno fatto una perlustrazione, erano partite da San Benedetto Belgo, sono venuti
hanno attraversato la Bormida e poi il Luzzone, sono andato a finire vicino al santuario del Todocco. Questi partigiani qui fanno sta perlustrazione, vedono tre camicie nere che da Piana Criscia venivano su per la strada verso Santa Giulia, che andavano in cerca del famoso biondino, non so se l'abbia sentito parlare, il biondino. Questo biondino abitava in una località, in una frazione Porcavio, che era lì dietro al paese di Santa Giulia. Insomma, comunque vengono su, li vedono, li seguono, poi le tre camicie nere vanno a finire in questa famiglia, entrano in casa, i partigiani circondano la casa, li rapiscono e li portano via. Li portano a mangiare a casa di mio papà. A casa di mio papà ha dato a mangiare, poi loro hanno detto: noi stasera, lei non ha visto niente, però noi stasera andiamo a San Benedetto Belbo e poi dopo vediamo cosa possiamo fare. Comunque noi non abbiamo più saputo niente, però lì la cosa è venuta a sapersi, ci hanno avvisato, hanno detto: guardate che sanno tutto che voi avete dato da mangiare ai partigiani, questi partigiani hanno preso questi tre camicie nere, poi dopo non hanno più saputo niente, comunque non so cosa ne abbiano fatto, l'avranno anche ammazzati, non lo so. E vengono, vi bruciano la casa e vi ammazzano. Allora dopo, era verso la fine del mese di novembre, quando era la fine dell'anno 1943, io sono del 31, avevo 12 anni, e vengono lì, ci prendono, dove preferiscono la casa, non ho trovato niente, c'era mia nonna ancora a letto perché era anziana, poi ci mettono io, mio padre, mia madre, mia sorella al muro contro il muro della stalla. Lì c'era il plotone di esecuzione, c'erano quattro tedeschi e tre camicie nere, mi sembra, o cinque tedeschi, insomma erano otto nomi. Come il plotone era comandato da un SS, questo SS si vede che si è messo una mano sul cuore, è venuto via dal plotone, è venuto lì, ha preso mia sorella in braccio, perché mia sorella aveva 7-8 anni, preso in braccio, ma era bionda, e si prende sta mia sorella in braccio e dice: oh, io in Germania avevo una bambina bionda così, finito tutto, ci hanno fatto la fotografia e non ci hanno neanche bruciato la carta, ci hanno lasciato lì.